con tutti gli occhi puntati su quell'ultima curva per vedere come entreranno su questo vialone d'arrivo. Volevo dire, spettatori, nonostante il tempo, per tutti qui a Cavignone, per vincere, eccoli là, sono entrati in questo momento sul vialone d'arrivo, è lanciata la lunga volata, siamo agli ultimi 100 metri, sta per la giuria. Nicola Rossi, grande vittoria a Cavignone, sei contento? Sì, sono molto contento, questa è la mia vittoria stagionale e non potevo chiedere di più. Una volata vinta proprio agli ultimi metri? Sì, è stata una volata molto difficile, l'ultimo chilometro ho cercato di andare il più avanti possibile, ma in volata diciamo che non stavo bene, ero congelato, e però alla fine sono riuscito a spuntarla proprio gli ultimi metri, sono molto contento. A chi la dedichiamo? La dedichiamo alla mamma, al papà, alla squadra, al direttore sportivo Michele che mi allena sempre. Gabriele Raccagni, un altro secondo posto quest'oggi proprio per pochissimo. Sì, oggi ci tenevo a fare bene, la squadra mi ha portato nelle migliori posizioni alla fine e purtroppo sono stato rimontato e va bene così. Una corsa con tanto freddo, com'è stata? Ma è stata una gara molto dura, c'è stato freddo, acqua e è stata una gara selettiva. Ci riproviamo alla prossima? Ah, sicuramente, dalla prossima gara ci proveremo e speriamo in bene. Sebastiano Minoia completa il podio a Cavignone, un ottimo terzo posto, com'è andata la volata? Allora, sono molto contento perché ho fatto la gara nel migliore dei modi, ho provato molte volte a tentare la fuga e dopo in volata un bel terzo posto. Quindi sei comunque soddisfatto del podio? Sì, molto soddisfatto perché le hanno iniziato molto bene. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.